AICA penso che la maggior parte di voi sappia già che cos'è, diciamo nel 2011 ha compiuto 50 anni, quindi è l'associazione nel campo delle scienze, delle tecnologie e dell'informazione ha sicuramente il primato e resistere per 50 anni in questo mondo che cambia così tumultuosamente non è poco. È un'associazione di carattere culturale, no profit. No profit significa semplicemente che non distribuisce dividendi, supposto che ci siano dei margini di utile, ma li reinveste in attività di carattere culturale. Il nostro cavallo di battaglia, diciamo da una ventina di anni, sono le competenze individuali, le competenze delle persone che ovviamente operano a tutto campo nel settore del digitale, sia utenti che professionisti che come poi qualche uno illustrerà più dettagliatamente, figure intermedie di grandissima rilevanza oggi. Credo che tutti sappiamo, ci rendiamo conto di cosa è successo in questi ultimi 20 anni, c'è stata una vera e propria rivoluzione. Qualcuno dice che addirittura questa è un'industria, è un settore che soffre di autofagia, cioè si mangia continuamente se stesso, mangia continuamente se stesso i propri organi. Basta, qualcuno di voi ricorderà Biancaneve e i sette nani, non la favola, ma il fatto che solamente 20 anni fa esistevano appunto un certo numero di aziende che si configuravano così come si configurava la situazione di Biancaneve e i sette nani, con un grande e tanti nani, sette, per cui il grande dunque citato era IBM e i nani erano Honeywell e tante aziende che allora Bull e così via. Oggi è cambiato sostanzialmente tutto. Questi che allora erano i protagonisti non esistono quasi più, IBM esiste ancora per carità, ma non è tra i grandissimi ormai, è una grande, ma non tra i grandissimi. I grandissimi oggi si chiamano Amazon, si chiamano Google, si chiamano Facebook, si chiamano Apple, si chiamano anche HP e IBM, che sono per certi versi sopravvissute al grande shock che è avvenuto in questo. Gli antichi greci avevano due modi di misurare il tempo, il Cronos, che era quello misurato dalla sabbia che passa nella clessidra, e il Kairos, che è quello che tiene conto degli eventi che nel Cronos avvengono. Bene, questo degli ultimi 15 anni, 20 anni, è un tempo ricchissimo di Kairos, ovviamente. E poi su questo i greci che amavano filosofare ne hanno inventate tante di teorie. Il tempo ricco di Kairos è il tempo che passa veloce ma che poi nel ricordo invece diventa lungo, mentre il Cronos, il povero di Kairos, è il tempo che non passa mai ma che in compenso poi nel ricordo diventa brevissimo e così via. Qui si può disputare filosoficamente. Questo è sicuramente un tempo ricco di Kairos, quello che viene. Si è creato un universo, un vero e proprio universo digitale, all'insegna della, io direi, della disintermediazione e della semplificazione a oltranza dei processi. Basta pensare a cosa è successo nella musica, basta nell'editoria, qui parliamo di questi temi, credo, nella stessa arte in generale, nell'accesso al sapere e anche nella fabbricazione, recentemente anche la fabbricazione, vedo che nelle prossime relazioni ci sarà qualcuno che parlerà di fonderie digitali. Ciò significa creare prodotti sostanzialmente dalla sola loro concezione senza bisogno di passare dalla fabbrica, senza bisogno di passare dalla fonderia addirittura. E su questo tema, tra l'altro il 13 novembre a Milano, alla Camera di Commercio, AICA organizza il suo convegno annuale al quale ovviamente siete tutti invitati. Penso che sia questa potrebbe essere una opportunità gigantesca per le nostre piccole e medie imprese di cambiare
il loro modo di operare, riducendo drasticamente i costi, creando prodotti ad alto valore aggiunto in termini di design e in termini di conoscenze, perché il processo della disintermediazione è sostanzialmente arricchire i prodotti di conoscenze. Precedentemente il direttore generale CNR ha fatto vedere quanto pesa la conoscenza nell'ambito dei prodotti. Bene, la disintermediazione è un modo per dare conoscenza ai prodotti e per renderli sempre più attrattivi. È un mondo di opportunità che vanno colte, però bisogna sapere come. E qui vorrei citare alcune cose che girano nella pubblicistica. Ci sono dei numeri che ogni tanto vengono sparati e sui quali io non garantisco niente, tengo a precisarlo. Non so, la banda larga in Italia si dice che farebbe risparmiare qualcosa come 30 miliardi di euro l'anno, e questo lo dice Confindustria, quindi potrebbe essere una cosa attendibile. Il Social Organization Management si dice che genererà un valore da 900 miliardi a 1300 miliardi all'anno, e questo lo dice McKinsey, anche questa è una fonte a priori credibile. L'attuazione dell'agenda digitale in Italia, adesso purtroppo è un momento di stanca, ma diciamo l'attuazione dell'agenda digitale sulla quale si è cominciato a lavorare da un anno e mezzo, libererà in Italia qualcosa come 70 miliardi, ha detto dello School of Management del Politecnico di Milano. Stiamo parlando di cose recenti. I benefici degli utenti, questo è molto importante, perché anche se non contribuisce al PIL, i benefici degli utenti per servizi digitali gratuiti valgono qualcosa come 250 miliardi di euro e sono raddoppiati in 3 anni. E questo lo dice ancora McKinsey col suo periodico, il McKinsey Quarter. Però c'è anche l'altra faccia della medaglia di cui dobbiamo tenere conto, ed è per questo che bisogna ovviamente disporre di una cultura diversa da quella a cui siamo abituati per poter affrontare questo mondo. E qualcuno di voi avrà letto i dossier di Economist di gennaio e settembre del 2014. I titoli sono The effect of today's technology on tomorrow's jobs will be immense. No country is ready for it. Il secondo dice wealth without workers and workers without wealth. Sono due report che analizzano la situazione dell'impatto, l'impatto che queste tecnologie stanno avendo sul lavoro e oggi è in prospettiva. E poi, anche questa è una cosa di tutti i giorni oggi, ricordiamoci il caso di JP Morgan, che con i suoi 10.000 account si è trovato in una situazione in cui non c'erano più barriere di protezione, e quindi chiunque poteva vedere i conti altrui, ma senza parlare di queste banche a livello mondiale, ricordiamoci quello che è successo a Banco San Paolo recentemente, 3 mesi fa, per 3 giorni, è stato chiuso il servizio di banca online, perché aprendo il proprio conto si vedeva la situazione di un altro conto, non del nostro ma di un altro conto. Quindi esistono questi problemi. E che fare in questo contesto così problematico? Ricchissimo di opportunità ma ricchissimo anche di rischi. Io penso che una via d'uscita, e credo che in questo convegno questa via d'uscita la si stia analizzando, serve assolutamente un cambiamento di atteggiamento culturale, che oggi non c'è nel nostro paese, purtroppo non è diffuso. Serve fare in modo che la cultura digitale entri in profondità nella cultura manageriale, quella che si può chiamare digital awareness, quella che in termine europeo oggi viene chiamato e-leadership. Bisogna fare in modo che i nostri leader, i manager, i ruoli apicali dell'impresa, delle organizzazioni pubbliche, delle istituzioni siano in grado di capire quanto queste tecnologie sono in grado di dare ai fini del loro business,
quindi non è una questione, se vogliamo, di competenza intesa come conoscenza applicativa, ma di competenza intesa come sapere quali sono le potenzialità di queste tecnologie e riuscirle a guidare nel processo di implementazione nella loro organizzazione. Questo è quello che servirà. So che nelle sessioni di oggi l'ingegner Franco Patini parlerà di questo ruolo che è stato messo in evidenza nel testo sulle competenze dell'agenda digitale italiana. Grazie.